Ora è ufficiale, la Puglia ha il suo nuovo governo, Emiliano ha firmato i decreti assessorili, 9 caselle su 10 sono state riempite, resta vuota quella del welfare che dovrebbe essere occupata dal Movimento 5 Stelle con la foggiana Rosa Barone. Nell'esecutivo un posto di prestigio lo occupa Raffaele Piemontese, promosso a vicepresidente della Puglia. Sì, io ringrazio in maniera particolare il presidente Emiliano per aver dato a questa terra, alla provincia di Foggia, la vicepresidenza della regione Puglia, e sono onorato di poter portare avanti le istanze di tutti i pugliesi, ma in maniera specifica quelle della terra che ci ha dato grandi soddisfazioni. Un punto di riferimento per tutta la Capitanata. Continuerò a lavorare più di prima, quindi lavorerò per tutta la Puglia e continuerò a fare in modo che questa terra, la Capitanata, possa fare un passo in avanti e crescere. Anche Piemontese invita il Movimento 5 Stelle a decidere. Attendiamo che decidano se vorranno accettare l'invito di Michele Emiliano a portare avanti una dinamica di maggiore unità sostanziale nell'interesse dei pugliesi. E sull'esecutivo a trazione leccese Piemontese risponde così. Ma vede, se lo palco può essere connotato come sul luogo dove ha la casa, lo palco è uno scienziato, è un professore universitario, un epidemiologo di fama nazionale e internazionale e quindi è uno che lavora per tutti. Brahia è un intellettuale affermato, ha fatto anche il ministro della cultura e sarà un valore aggiunto per tutti, dal Gargano al Salento.